questa ricetta ci serviranno i seguenti ingredienti. Qui abbiamo un quarto di anatra, fatevela tagliare dal vostro macellaio, tre fettine di arancia, un'arancia intera di cui recupereremo la scorza e il succo, un po' di pepe, ovviamente dell'olio, poi qui abbiamo due fettine di pancetta fresca, sale, un rametto di rosmarino, una tazzina di vino bianco, l'equivalente di una tazzina di Contrô, ma va bene anche il Grand Marnier o il cognac, 10 g di zucchero semolato e 40 g di burro. Vediamo qual è il primo procedimento da fare. Accendere il fuoco e prendere l'anatra. Vedete? Ha ancora un po' di piume attaccate. Quindi noi con il fuoco le andiamo a bruciare, le andiamo a togliere. Una volta che le abbiamo bruciate in questo modo, ritorniamo sul tagliere e con un coltello andiamo a togliere le parti rimaste delle piume bruciate. Vedete? In questo modo. Come vedete, l'anatra ha comunque un piumaggio abbastanza importante, abbastanza grosso, quindi insistete, non vi preoccupate che anche se la pelle si tira un pochino o si brucicchia, per così dire, non c'è nessun tipo di problema. Continuiamo e appena finiamo, appunto, con un coltello vi faccio vedere come fare. Ecco, vedete ragazzi, con un coltello seghettato e con l'aiuto di una boule per mettere gli scarti sto togliendo le piume rimaste. Mettiamo da parte ora l'anatra, ci riprendiamo il tagliere e dobbiamo tagliare anche la nostra bella pancetta. Cosa facciamo? Allora, andiamo a prelevare tutte le parti più grasse, quindi questa parte qui e la parte un pochino più magra la rimettiamo nella ciotolina. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra fettina, andiamo a prelevare la parte più grassa e rimettiamo la fetta all'interno della boule. Noi queste due parti le andiamo a tagliare a pezzettini piccoli in questo modo, che ci serviranno insieme al burro per creare il fondo nella padella dove facciamo la precottura dell'anatra. Io vi consiglio di utilizzare una pentola d'acciaio. Accendo il fuoco, mettiamo un goccio d'olio, non tantissimo ovviamente, mantenete sempre la fiamma medio-bassa. Poi andiamo a prendere il burro e subito mettiamo anche la pancetta, il grasso della pancetta. Creeremo un fondo molto saporito, ma con il burro anche abbastanza delicato, perché ovviamente il piatto è un piatto che è pieno di sapori, è pieno di sapore di arancia, ovviamente l'anatra ha un sapore un pochino più forte rispetto al pollo al tacchino, ma in ogni caso gli vogliamo anche dare una nota delicata. Aspettiamo che il burro si sciolga e che anche la pancetta cominci a sudare, cominci a diventare traslucida e ad insaporire il fondo, e possiamo inserire l'anatra. Quello che vi do ora, ragazzi, è un consiglio furbo. Prendete già un po' di scorza di arancia facendovi aiutare da una grattugia. Mi raccomando, state attenti e prendete solamente la parte arancione, non la parte bianca. Facendo come sto facendo io, dandovi quindi questo consiglio furbo, renderete ancora di più saporito questo bel piatto. È arrivato il momento di mettere la carne. Mettiamola prima dalla parte della pelle, alziamo un pochino la fiamma e facciamo questa cosa. Andiamo ad aggiungere il pepe ed una bella presa di sale. Mentre la carne fa le prime due rosolature e fa una prima cottura, noi ci accendiamo il forno a 180 gradi, perché la cottura vera e propria la faremo proprio qui. Bene, possiamo girare la carne, andiamo a salare e a pepare anche dalla parte della pelle, cioè quella arrostita. Tra due minuti andremo ad inserire il Contrô. In genere ci vuole il Grand Marnier o il cognac, ma siccome l'anatra è all'arancia vogliamo ancora di più spingere il sapore. Vado ad inserire il liquore e flambiamo. Giriamo così il liquore va anche a dare sapore alla parte della pelle. Lasciamo andare per 5 minuti e poi vediamo come continuare.
Io spengo il fuoco, ragazzi. Prelevo la carne, la metto su un piatto e cominciamo a prepararci per la cottura in forno. Mi sono preparato intorno tutti gli ingredienti che mi servono per la cottura in forno. Ho preparato una bella pirofila di vetro, riprendo l'arancia, riprendo la grattugia e vado a estrapolare ancora la scorza rimasta. Andiamo a metterla per bene su tutto il fondo della pirofila. Prendiamo un coltello, tagliamo a metà l'arancia e andiamo a prenderne il succo. Ok, dopo che abbiamo spremuto la prima metà, ci fermiamo e mettiamo il succo nella pirofila di vetro. Non mettiamo tutta l'arancia all'interno della pirofila, perché? Perché questa, cioè il succo, quest'altra metà ci servirà per creare il fondo che sarà, diciamo, necessario per la seconda cottura. Quindi, dopo aver messo il succo, vi ricordate che avevamo creato questo bel sughettino? Bene, ne prendiamo giusto metà e lo andiamo a mettere sempre all'interno della nostra pirofila. Una volta che abbiamo fatto ciò, prendiamo la carne, prendiamo l'anatra e l'appoggiamo in questo modo. Se vi accorgete, come in questo caso, che l'ala, diciamo, sta troppo sopra rispetto alla pirofila, provate a romperla. Però ovviamente qua si è già, diciamo, un po' cotta, quindi ha preso l'elasticità e ritorna sopra. Non importa. Prendiamo le tre fette che avevamo tagliato di arancia e le appoggiamo in questo modo, sopra e un po' intorno, perché questo darà davvero un sapore fantastico, ragazzi. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, vi ricordate che avevamo tenuto da parte le fettine di pancetta? Benissimo, noi andiamo a fare questo lavoro. Quindi il grassetto che colerà della pancetta darà ancora più sapore alla nostra anatra. Facciamo in questo modo, mettiamo anche un pezzettino di pancetta sull'ala. Il fatto di aver messo queste tre fette vicino e sopra andranno davvero a far colare insieme al grasso tutto questo bel sughino che darà il sapore al petto e a tutta quanta la carne. Vino bianco, vi ricordate, avevamo una tazzina, l'andiamo a mettere sempre all'interno della pirofila. Aspettiamo che il forno giunga a temperatura e possiamo andare a cuocere per la prima mezz'ora. Ma vi faccio vedere come. Il procedimento, ragazzi, ve lo faccio vedere qui piuttosto che in forno perché è più comodo. Prendete la carta alluminio e l'andate a mettere per bene sulla pirofila e poi con una forchetta andiamo a creare dei piccoli buchi. Mettiamo dentro l'anatra ed un timer di 30 minuti. Nel frattempo vediamo come continuare. Intanto noi ritorniamo ai fornelli, accendiamo il fuoco e avevamo lasciato l'altra metà di sughino che avevamo creato con il controllo, il burro e la pancetta. Metto dentro anche il rametto di rosmarino, lo zucchero e sono andato già a prendere il succo dell'altra metà arancia che avevamo lasciato indietro. Andiamo a creare una riduzione non troppo ristretta, ragazzi, mi raccomando, perché poi dovremo andare a fare la seconda fase di cottura dell'anatra. Bene, io spengo il fuoco, ragazzi, e attendo che l'anatra completi i suoi 30 minuti di cottura iniziale. Possiamo aprire il forno e togliere l'alluminio. Vedete? Ha fatto una prima cottura. Ora noi prendiamo il fondo di cui parlavamo e glielo andiamo a versare per bene sopra. Per comodità l'ho tirato fuori. Lo riappoggiamo sulla griglia e facciamo l'altra cottura. Sempre a 180 gradi per altri 40 minuti. Amici belli, ci siamo finalmente! Mamma mia che profumo e che bella! Ma guardate qua! Ma che roba è? Guardate! Guardate un po'! Super! Dai, andiamo a metterle in un bel piatto.
Io l'anatra l'andrò a riporre qui dentro perché è molto più scenografico, che dite? Allora, facciamo in questo modo, facendoci aiutare da una pinza, andiamo a togliere pian piano dalla carne la pancetta, perché ovviamente lo dobbiamo andare poi ad assemblare all'interno, e la mettiamo qui. Sapete che cosa faccio anche? Mi sono preparato un colino. Ecco a voi ragazzi, l'anatra all'arancia è servita.